Buonasera ragazzi, a Forza Napoli, la tiro breve. Ma deluso solo perché teniamo una difesa di merda, perché questi due gol sono stati, non tanto il terzo, ma questi due gol sono stati presi da una difesa letteralmente di merda, che non, perché o prima specialmente, ma come si fa con una difesa schierata? Ovviamente. Dopo, voi andate avanti, i difensori rumani, gli attaccanti rumani da rete, è normale che stanno solo loro e appoggiano la palla in rete. Ma come si fa? Ma come si fa? Da precisare che Napoli, dopo il gol di Rachmani, ha spinto sull'acceleratore e ha pressato molto il Barcellona, che è andato molto in difficoltà, molto. Anche noi nel secondo tempo, poi là. Comunque è stata una partita alquanto vivace, non noiosa, una bella partita, una bella prestazione sia del Barcellona sia del Napoli, a parte la difesa. La difesa proprio faceva ma papà cacà. Però una cosa la voglio dire, è inutile che mi dite bianco, non bianco, se c'è sto rigore, mucca chi va a morto se ci darà, si ci deve dare. Un rigore, sì, ci sta, se ci darà. Un rigore nettissimo su Osimhen non dato. Do sangue chi va morto. Né, tu arbitri. Do sangue chi va morto. Se chi la rigore, tu lancio il rigore. Noi vediamo se lo realizziamo. Ok? E poi rimane poco la partita, come si mette? Perché già sul 2-1 per il Napoli, quando abbiamo fatto, diciamo, abbiamo riaperto la partita, un Barcellona aiuto proprio in difficoltà totale. L'abbiamo veramente pressato e un Barcellona stava proprio in difficoltà. Quindi tu lancio un rigore che c'è tutta la vita. Purtroppo, allora, voglio, purtroppo, sti squadre qua vanno sempre avvantaggiate perché cacciano i soldi e sponsor. Cacciano i soldi, noi quello che Putin caccia, sapete qual è quello che Putin caccia? È Politano, la conferenza stampa, un presidente che ha fatto cosa ridicola proprio. Stava parlando con Sky, ha pigliato il presidente. Io mi metto scuro perché io ho vergogna, io ho vergogna con questa cosa, ma come. Mi ricordo di 46 anni, non mi ricordo cosa così ridicola, chi lo pigli, ci mancava, ma da una cosa passiamo, ci mancava solo come presidente vicino a Politano, o pigliava carecci come fanno i creatori, chi l'ha detto venire a parlare qua, chi te l'ha detto? Io ci immediatamente dai, così, ci mancava solo questo. Non ha piato carecchia, ha piato la mano come creatura. Ma che ridicolità è! Ma che ridicolità è! Ma per favore, ah. Ma per favore, ma cerchiamo. Proprio una società gestita male. Ma ci mi si scuola. Io su questa cosa mi sono messo vergogna. Ma parlo proprio sincero. Ritornando alla partita. Che dirvi? Un'altra volta, difesa proprio di merda, proprio non ci stiamo proprio, è così. Prestazione a parte la difesa. Bene, bene. Prestazione bene. Il Barcellona, purtroppo il tasso tecnico del Barcellona a noi ci fa proprio un baffo. Quindi c'erano ragazzi in un guaglione 2008. Ha fatto per i Surce Verde a Mario Rui. Loro 2008, quel ragazzino 2008 è più giovane di mio figlio Tenzire Chan. Mio figlio c'era 17. 2008 titolare in due Barcellona, partito in Champions League. Vedere tanti giovani nel Barcellona mi ha riempito il cuore di gioia. Perché bisogna dare spazio ai giovani. Mi dà il mio ancora che sta bello ogni qua. Ci sono tanti giovani che possono esprimere il loro gioco, ma se non li facciamo giocare, facciamo sempre in omma, noi non chiamiamo nessuna parte. Si vede con le qualificazioni al mondiale, capo 2 anni a fine, perché
per 2 anni di fila, per 2 anni, sono 8 anni, ogni 4 anni, 2 volte di fila volevo dire, non ci hanno mai qualificato. Che sia discorso. Se non diamo spazio ai giovani a vedere un po' come e li facciamo giocare, come fanno a pigliare forma? Ecco, Barcellona, vedere tanti giovani nel Barcellona giocare in quella maniera e stare nel campo, in Champions League, è un motivo proprio di gioia per il cuore, per gioia per chi ama il calcio. Parliamoci chiaro, sì, vedere quei giovani giocare nel Barcellona e giocare pure bene, forti. Specialmente i ragazzi come Magite, si è fatto male, mi sembra pure quell'altro 19 anni, che chi l'ha proprio forte, io non mi ricordo, ma chi l'ha proprio forte, quindi voglio come che pure mi parlo. Bisogna dare spazio ai giovani per vedere un calcio più propositivo in Italia, ma fin quando li mi qua che vecchi, che no, che stan bella, compagnia bella, non chiamano nessuna parte. Il Mauan Jesus che faceva a riserva a Roma, ho avuto un baffo titolare in Donato, quindi vi lascio immaginare il nostro grado di potenza in difesa che Putin tiene. Vabbè, raga, così non siamo andati nemmeno in mondiali per club. Mi sembra che è andata la Juve, mi sembra, sì, ma poi perché chiude sta Juve? Che sta fora da tutto parte, va per un docess. Perché? Perché facciamo capire? Perché è andata la Juve? Ma vabbè, comunque, non lo so, sti regole, perché aiuta io quando poi giustamente è fuori da tutte le coppe, fa solo campionato e sta a 16, quanto è 18 punti all'Inter, sto terzo volta a fa solo campionato, deve andare a fare mondiale per club, ma questo non lo so, io la penso diversamente. Un Napoli ha vinto lo scudetto l'anno scorso, ha stracciato il campionato, il mondiale per club, ma lei fu un Napoli. Non è che, vabbè, però non le conosco queste regole, però sono regole assurde, perché vai Juve, che cazzo c'è che sei Juve? Mondiale per club, che cazzo c'è che c'è che sei Juve? Vabbè, raga, vi saluto, un bacione sempre e solo Forza Napoli, perché tutto riesce calcisticamente parlando, è munnezza a sicchi, che bippo di che fa, ciao a Juve! E Forza Napoli!